Eccoci alla seconda parte di Globus Trotter, il nostro contenitore, il nostro magazine che vi fa compagnia ogni mattina dalle 10 a mezzogiorno. E come già preannunciato, la seconda parte oggi sarà caratterizzata ancora una volta dall'arte. Parliamo di arte cinematografica, ma ci piace sottolineare come ci sta a cuore promuovere delle iniziative, per così dire, indipendenti. Ne parleremo con i nostri ospiti in studio. Ma prima di partire con il nostro salottino, con il nostro open space, andiamo a consultare un attimo la rete, a estrapolare quei video simpatici o curiosi che spesso ci capita di trovare. Oggi lo facciamo seguendo un filo conduttore, una sorta di tema che abbiamo voluto indicare. Parliamo di velocità, la velocità è espressa in tanti modi. Questo è il primo esempio che vediamo, video estrapolato proprio dalla rete, che ci racconta di una gara non inedita, perché altre volte ci è capitato di vedere, ma questa volta sono tanti i mezzi che provano, si affidano a questa prova di velocità, anche inverosimile in qualche modo. Vediamo le immagini che possono scorrere. È successo in Turchia, vedete, bisogna stabilire, hanno voluto stabilire, insomma, qual è il mezzo più veloce. In gara praticamente tutti i mezzi a due ruote, a quattro ruote a reazione, vedete, dalle moto alle macchine di Formula 1 ai jet, e qui vedete anche le immagini in primo piano nel dettaglio dei mezzi che si sono sfidati, quindi anche un F-16 turco, un jet privato, un Tesla PL 1000 DL, una Lotus, una Aston Martin, insomma si è trattato di un vero e proprio test anche molto spettacolare che ha visto coinvolti appunto questi mezzi. Chi ha vinto alla fine? Dalle immagini forse è facile intuire che questo centauro su una moto ha tagliato per prima il traguardo, e vedete che poi anche il jet è arrivato, ma subito dopo. Certo, è facile dire no, la moto è agile, è veloce, scattante, jet prima di carburare, di partire, di prendere quota, ha bisogno di più tempo. A proposito di velocità, però, c'è incuriosita ancora di più un altro video che abbiamo estrapolato, è che ecco, magari lui non ha partecipato, però magari la prossima volta potrebbe proprio, come dire, di diritto, no, trovare spazio. Si tratta di questo postino ciclista un po' matto, vedete che poi distribuisce la posta, i plichi, vedete, praticamente gettandoli, e vedete che i ciclisti professionisti non riescono a stare a passo. C'è una velocità pazzesca di questo ciclista, non sappiamo però qual è la nazione, la città, il paese di riferimento. Sappiamo solo che questo, vedete, ciclista va ad una velocità davvero folle e attraversa le strade di questa città cercando di distribuire più velocemente possibile la posta da smaltire. E vedete che ha lasciato praticamente indietro i ciclisti, diciamo così, professionisti che ogni giorno si allenano. Vedete lui la velocità pazzesca, guardate il sorpasso, è anche un po' incosciente, dobbiamo dire, però ci piaceva mettere a confronto, ecco, quando si parla di velocità non è detta mai l'ultima parola. Torniamo in studio dopo questa parentesi, per così dire, leggera. Andiamo invece ad aprire il nostro salottino, e quindi oggi parliamo ancora una volta di cinema, e lo facciamo con i nostri ospiti in studio, quindi possiamo allargare l'inquadratura, quindi la panoramica, il totale sul nostro studio, per andare a salutare i nostri ospiti, che sono Antonio Parinello, buongiorno, regista, ma prima di tutto fotografo, e parleremo con lui. Accanto ad Antonio c'è anche Raffaella Casabianca, buongiorno, regista e sceneggiatrice di un'opera che tra un attimo presenteremo. E poi ancora sulla sinistra dei vostri teleschermi la professoressa vicepreside dell'Istituto Don Bosco di Catania, che è Donatella Cantone. Buongiorno, buongiorno professoressa, che ha avuto dei ruoli non secondari in questo film che stiamo per presentare. Il film in questione è Come un film,
Adesso ci spiegheranno tutto i nostri ospiti. Cortometraggio, Antonio, che ha partecipato a Corti in Cortile, questa bella rassegna dedicata proprio al cinema indipendente, ai corti, che si è tenuta a Catania. Quindi un punto di riferimento molto importante, sia perché le opere presentate hanno, come sempre, quasi tutte un messaggio da indicare, quindi non conta a volte la durata, no? Uno pensa ad un filmone all'americana che magari alla fine, insomma, dice poco, mentre un'opera concentrata in 10, 20, 30 minuti può dire tanto. E quello che è ancora più difficile di produrre un lungometraggio, perché la sintesi è il punto di forza. Quello che ha raccontato come un film cos'è? Beh, hai detto bene, in effetti nel cortometraggio, a differenza del lungometraggio, bisogna sintetizzare il racconto, le proprie idee, i propri sentimenti, quello che si ha in testa in pochissimo tempo. Quindi la difficoltà sta in questo. Però penso che il cortometraggio sia quello dove si ha più libertà, anche più creatività rispetto al film classico. Quindi questa l'idea è nata da una scena, da una fotografia che ho scattato in testa e mi è rimasta in mente, proprio entrando all'interno dell'Istituto Salesiano, nel cortile, nell'oratorio. E poi questa fotografia l'ho raccontata a casa insieme a Raffaella. Abbiamo così pensato di raccontare all'interno dell'Istituto Salesiano una storia che racconta, gli ingredienti sono i sentimenti, le emozioni dei giovani, dei ragazzi di oggi, quindi sono i primi amori e lo studio, il pallone, questo cortile, questo oratorio che è aggregazione. E quindi c'è l'amicizia e i primi incontri. E siamo partiti da questa idea, da questa sceneggiatura scritta da Raffaella, e insieme alla professoressa Donatella Cantone siamo riusciti a individuare i due protagonisti, che sono due ragazzi del liceo. Ecco, ci arriviamo a parlare dei Perfetto. Protagonisti, ci arriviamo, perché sono proprio loro. Apparentemente, Raffaella, sono loro i protagonisti, okay. O perlomeno sono davvero loro i protagonisti, ma dietro c'è tutto quel tessuto sociale che riguarda la famiglia, che riguarda la scuola, che riguarda i docenti, che riguarda i compagni di scuola, anche in situazioni un po' complesse, se non addirittura conflittuali. Sicuramente. È importante infatti precisare che scuola e famiglia camminano di pari passo per quanto riguarda l'educazione e la crescita di questi ragazzi. Quindi abbiamo voluto sottolineare questi momenti di crescita e mettere in luce le insicurezze che spesso nell'età adolescenziale dei ragazzi possono avere, maschi, femmine, non importa, poco importa, e quanto sia importante il contesto in cui questi ragazzi crescono. Quindi sicuramente l'Istituto Salesiano dà un ottimo spunto per affrontare tale problematica, chiamiamola così, e dà un ottimo spunto per trovare anche una soluzione a tale contesto. E con la professoressa vicepreside, naturalmente, Donatella Cantone, affrontiamo un altro importante tema, no? Che è quello che poi viene in qualche modo focalizzato dal film, almeno questo è quello che è il messaggio che il film vuole dare. In una società che è scacciata un po' da, come dire, le notizie che ogni giorno ci martellano, comportamenti anche in famiglia che spesso vengono stigmatizzati, l'effetto dei social, anzi l'uso distorto dei social network, ecco, portano i giovani a non avere più punti di riferimento, o quantomeno sono punti di riferimento sempre più labili. La scuola in questo caso è ancora un punto di riferimento centrale, essenziale, a volte è trade union, soprattutto nelle situazioni difficili, tra appunto si crea questa trade union tra scuola e famiglia.
cosa bisognerebbe fare ancora di più? Intervenire in quale modo? Lei che è un esperto, insomma, docente, vive sul campo, ha il polso della situazione. E poi dicevano bene poco fa sia Antonio che Raffaella, il cortile di un oratorio è la parte più sana aggregante di questa società che oggi forse dovrebbe davvero iniziare di nuovo. Lo diciamo a beneficio di quanti magari in questo momento hanno una visione un po' distorta. Parliamo di cortile di oratorio, ma non solo, perché oggi diciamo che francamente quello che abbiamo vissuto noi, almeno la nostra generazione, è proprio che manca il cortile, del palazzo, del quartiere, mancano addirittura le piazze, sono sempre più vuote. Allora, cosa bisogna fare in concreto? Il messaggio davvero da dare direttamente ai ragazzi? La sua domanda non è una domanda semplice. Purtroppo io insegno da 32 anni. E ho notato sicuramente un peggioramento nei rapporti intanto interpersonali tra scuola e famiglia. Alcune volte la famiglia è latitante e questo chiaramente non ci agevola. Noi non possiamo essere l'unica entità educativa di un ragazzo. Noi dobbiamo lavorare in sinergia. Noi dobbiamo lavorare in sinergia con una famiglia e purtroppo questo non è sempre semplice. Noi come scuola salesiana abbiamo questo vantaggio che lei poco fa anticipava, il cortile. Il cortile significa che io la mattina possibilmente ho punito un ragazzo perché è arrivato in ritardo, perché ha fatto qualcosa, durante la ricreazione lo avvicino e chiaramente instauro un rapporto, non dico amicale perché la parola amicale non mi piace in un rapporto tra alunno e docente o tra genitore e ragazzo, instauro un rapporto in cui gli faccio capire il mio affetto, la mia vicinanza. Questi ragazzi hanno un enorme bisogno di affetto, affetto a 360 gradi. Capiamo tutti che è molto più semplice dire un sì anziché dire un no. Capiamo tutti che è molto più semplice comprare l'ultimo modello di telefonino che costa 800 euro anziché dedicare 10 minuti al proprio figlio sul salotto di casa a dire cosa ti è successo oggi. Quindi questi ragazzi hanno fame di presenza umana. Quello che sarebbe bello, chiaramente io sto generalizzando, ovvio, non tutte le famiglie fortunatamente sono così, però purtroppo ce ne sono tante. E la mia esperienza mi dice che nel corso degli anni sono aumentate le famiglie che preferiscono abdicare al loro ruolo istituzionale demandando alla scuola, ma la scuola da sola non può fare niente. Ecco, il messaggio forte che è arrivato ed è quello che evidentemente il film sintetizza. Antonio, allora, passare dalla macchina fotografica, raccontare attraverso le immagini, però forse immagini statiche, anche se poi non è vero, te lo dico per esperienza personale, tu lo sai benissimo da fotografo professionista, perché l'immagine fatta in un certo modo, quando cogli l'attimo giusto, parla e come, e racconta molto. Però poi trasformare un'immagine statica in un'opera cinematografica che dura quanto? 10 minuti. 10 minuti, che racconta delle storie, il passaggio com'è stato? Ma parliamo della stessa arte, ma nello stesso tempo di due cose differenti, perché è chiaro che la fotografia è un istante che viene impresso e rimane lì e lo puoi guardare in qualsiasi momento ed è più veloce rispetto al video, che invece ha bisogno dei 24 fotogrammi al secondo e quindi bisogna raccontarla, ha un percorso che sia di un minutaggio o anche più, però è essenzialmente diverso dallo scatto fotografico. Io sono appassionato di immagine, quindi che sia che io immortali attraverso un frame o attraverso diversi frame, quindi in movimento, per me è lo stesso, perché già raccontare le proprie esperienze, vedere con i propri occhi, che sia macchina fotografica, che sia una macchina da presa, per me è molto è bello, mi piace. E mi sono ritrovato dietro la macchina da presa non per la prima volta, da regista sì, così, anche se poi la regia è stata eseguita insieme a Raffaella, quindi a quattro mani, a quattro occhi, però precedentemente
Mi è capitato di lavorare come direttore della fotografia in un videoclip di Mario Incudine, Due di notte, girato all'interno della Villa del Casale. E, è chiaro che comunque anche la figura del regista è una figura di una grande responsabilità, perché penso che il regista sia l'autore, è come l'autore di un libro, quindi è come lo scrittore, come scrivere un libro, solo che il regista scrive attraverso le immagini. E devo dire che certo quando si scende in campo diventa più complicato, perché la regia significa mettere insieme tante figure. Certo, sono dei frame diversi, eccetera, eccetera. Allora, noi siccome abbiamo parlato tanto, è il momento di vedere alcune immagini e quindi abbiamo estrapolato appunto dei frame. Un trailer credo che la regia può mandare in onda, naturalmente parliamo e adesso guardiamo insieme appunto come un film. Ecco qua, questo è il trailer. Osservarti appena ti alzi e ti muovi e con le mani ti accarezzi i capelli. Se fossi tu, chissà se riusciresti ad indossare per un'ora i miei occhi e a fissarti fino a che non ti stanchi. Eccolo qua, allora il trailer abbiamo capito e visto che in 10 minuti però hai trovato il modo di coinvolgere in questa partecipazione volti noti del mondo dello spettacolo, no? Da Salvo La Rosa a Giuseppe Castiglia, ad Angelo Tosto, ricordami se me ne scordo qualcuno. I tre volti noti sono Daniela Mancina, ecco, mi sfuggiva proprio lei. E poi i ragazzi, no? Vogliamo naturalmente dare a Cesare quel che è di Cesare, a questo punto sono loro i protagonisti e quindi menzioniamoli. Sì, Michele Guzmano e Emanuela Catalano sono i due volti che insieme a Raffaella avevamo già visto lì all'interno dell'istituto e con la collaborazione della professoressa Cantone siamo riusciti neanche a convincerli, perché in effetti loro si sono convinti prestati subito a questo cortometraggio, ma devo dirti che erano i volti che cercavamo, proprio i volti giusti, quindi sia lui come figura di questo ragazzo un po' timido, no? Che fa i primi passi dopo aver cambiato scuola, quindi all'interno di questo istituto salesiano, e l'incontro proprio con questa ragazza che invece già si trovava all'interno dell'istituto e da lì nasce la storia che comunque vedrete nel cortometraggio. Peraltro non abbiamo citato tra gli attori anche la professoressa che ha avuto una parte, ha recitato, forse magari inconsapevolmente, forse non lo sapeva. È stata carpita questa partecipazione, mi ha raccontato Raffaella con l'inganno. Allora. Io mi ero rifiutata, è un sabato mattina, accingendoci alle riprese, sono stata coinvolta, ma è una cosa che mi è piaciuta tantissimo. Recitare con Angelo Tosto farà parte del mio curriculum d'ora in poi, indubbiamente. Quindi evidentemente sì. Peraltro abbiamo visto, no, le immagini proprio del cortile dell'Istituto Don Bosco, e poi abbiamo visto anche l'interno, gli interni. Magari molti degli spettatori, dei telespettatori che stanno seguendo hanno frequentato proprio l'istituto, si sono ritrovati indietro di qualche anno e forse è venuto naturale ad uno degli attori, no, recitare in quei luoghi, perché lo conosce bene, insomma ha frequentato lì. Parliamo di Salvo La Rosa, no, che è un ex allievo. Allora, io andrei da Raffaella per dire che tipo di storia hai pensato.
guardando quella foto? Cosa ti sei immaginato? Perché poi diciamo che noi abbiamo detto che c'è una storia che parte da un capitolo, da un'altra storia che può essere dolorosa, purtroppo comune a tante famiglie oggi. E questo credo sia un limite, cioè c'è una storia di bullismo subito da questo ragazzo che in qualche modo è costretto a cambiare istituto, va in un altro istituto e qui invece trova diciamo conforto, sì. Trova la relazione, trova un ambiente sano, trova quindi gli stimoli giusti poi sì. Per superare questo capitolo e quindi poi di trovare la sua sicurezza, di trovare i nuovi compagni. Ecco, quindi c'è sullo sfondo questa storia un po' particolare, cruda, ma poi tutto il film invece va verso un messaggio positivo, no? Lancia un messaggio positivo. Sì, perché più che altro in questi 10 minuti, più che trattare effettivamente il tema del bullismo, abbiamo voluto sottolineare le insicurezze che spesso i ragazzi di oggi, adolescenti, hanno. Ci premeva tantissimo mettere in luce le debolezze e la facilità con cui un cortile, un ambiente sano, dei ragazzi spensierati riescono poi in fondo a sollevare tutto, ecco. Trovare quindi, delle soluzioni ad un problema che forse molte famiglie, soprattutto gli adolescenti, a un certo punto non sanno affrontare, si bloccano, si fermano, possibilmente si fanno scacciare. Più che di vero bullismo è un'insicurezza e quindi è la percezione che ci sia qualcosa che non vada quando poi in effetti non è così. Quindi poi arrivare in un ambiente dove la regola numero uno è l'accoglienza, il problema non sussiste più, ecco. Mi preme sottolineare questo aspetto perché credo sia quello fondamentale, credo che sia il vero messaggio del film, cioè quello da destinare ai giovani ma anche alle famiglie, che oggi è importante tornare ad un punto di aggregazione qualsiasi, che non può essere la rete, i social, e che non possono essere neanche i centri commerciali però. Soprattutto. Ecco, quindi abbiamo centrato, vedo che la professoressa è d'accordo. Quindi bisogna sforzarsi in qualche modo per far arrivare questo messaggio direttamente alle famiglie. Quindi il compito, credo, di una docente o di un dirigente scolastico o comunque della scuola in genere come punto istituzionale, forse è quello di cominciare a parlare alle famiglie anche per quello che succede fuori dal contesto scolastico, cioè come gestire i propri figli, come gestire i propri rapporti interpersonali ed umani, al di là appunto della, chiamiamola parentesi, che poi non è una parentesi perché è l'attività principale dei nostri figli che si concentra a scuola. Quindi diciamo che se prendono ancora una volta l'esempio dal cortile e questo esempio lo portano fuori, forse riusciamo a recuperare qualcosa, no? Sicuramente, è questo che differenzia la nostra scuola. La capacità di attenzionare il ragazzo a 360 gradi e di creare tutta una serie di occasioni in cui loro sono famiglie nostre. I coniugi Parrinello hanno 2 ragazzi da noi, quindi loro sanno perfettamente di cosa sto parlando. Dei momenti aggregativi o delle iniziative riservate alle famiglie che sono estremamente importanti. Questa è la differenza della nostra scuola. La nostra scuola non esisterebbe se non avesse queste differenze. Cioè la possibilità che può essere il sabato sportivo, questo momento aggregante in cui i ragazzi giocano ma i genitori partecipano. Tutte le iniziative tipo di scuola genitori. Ci sono degli splendidi incontri che noi organizziamo dedicati alle famiglie in cui si insegna. Su varie tematiche, no? Che non sono solo quelle sì. sociali. Assolutamente, assolutamente sì. L'anno scorso o quelle abbiamo religiose, perché poi quando parliamo di istituto religioso. Non è una scuola confessionale la nostra, non lo è neanche lontanamente. È una scuola religiosa. Allora, però per vocazioni i salesiani non sono mai stati chiusi, infatti, no? Hanno portato la missione in tutto il mondo. Assolutamente, loro sono sempre stati aperti al sociale e inseriti nel sociale. Ora si fa ancora di più, si fanno questi incontri di scuola famiglia in cui si insegna ai genitori a fare i genitori, che non è una cosa semplice, non è una cosa naturale, non è una cosa che può venire spontaneamente, ma che deve essere affinata, anche perché le esigenze dei ragazzi di oggi sono diverse da quelle che potevano essere le nostre esigenze.
E questo è vero, è assolutamente vero. Allora, stiamo per chiudere la prima parte, perché poi c'è una cosa che faremo in mezzo, perché anche questa fa parte un po' del nostro contenitore, e oggi celebreremo un compleanno importante, quando meno un anniversario. Adesso vediamo come lo possiamo connotare, perché non si tratta di una persona fisica, ma di qualcosa che accomuna invece centinaia di migliaia di appassionati, di cuori che battono per una squadra di calcio, ormai avete capito, parleremo del Catania, che oggi compie 72 anni dalla fondazione, e quindi troveremo anche il modo poi per parlare d'altro. Io torno ad Antonio, perché a proposito di questo, no? Antonio è un fotoreporter, è uno che racconta soprattutto la Sicilia attraverso le immagini. Ti è capitato di fare dei reportage anche di grande livello, no? Soprattutto quelle legate alla condizione delle isole come Lampedusa, come altre isole. Hai parlato di immigrazione, ma tu tra nel tuo proprio bagaglio intimo, se vogliamo, ci sono quelle foto che fanno parte del cuore, anche queste dei catanesi, cioè quelle relative alla festa di Sant'Agata. Io ti vedo ogni anno, immancabilmente, no? Tu sei là. Ecco, anche lì, no? Durante i festeggiamenti di Sant'Agata sono migliaia le foto esposte da tutte le parti, pubblicate in rete, ma poi ci sono quelle foto che ti rimangono impresse perché ti danno la sensazione di avere colto quell'attimo particolare, anche solamente un raggio di luce, diverso da migliaia di foto. Ecco lì cos'è importante? La mano, l'esperienza del professionista, o conta anche in quel momento la capacità proprio del cuore di cogliere quello che stai attraversando tu e di trasformarlo in... una volta era in pellicola, adesso... attraverso i pixel. Attraverso i pixel. Ma io sono attratto dall'individuo, quindi nelle mie foto c'è sempre la persona, l'essere umano. Perché proprio di quello parlavo, sì, non è la foto del busto reliquario, anche se... ma ci sono quei momenti particolari della processione, lungo la processione, infinita, interminabile, ci sono i volti, no, che certo, segnati dalla fatica di 3 giorni di processione, che tu vai a cogliere in maniera precisa. Sì, è proprio questo. Io sono meno attratto sicuramente dalla fotografia di paesaggio, anche se poi è una fotografia che merita soprattutto il nostro paesaggio, il paesaggio siciliano. Hai raccontato anche le ultime eruzioni dell'Etna. Sì, questo, l'Etna è un'altra passione, ma non si può Raffaella essere... Raffaella ti annuisce e dice, ma tutte queste cose come sono? Sì, devo dire che noi viviamo in un luogo che è splendido. Io quando parlo della mia terra, della mia Sicilia, dico che è il paradiso. E magari sfruttato male, però stare in una città come Catania, dove hai la santa, che è Sant'Agata, dove tutti noi siamo devoti, e ti dà la possibilità, almeno per noi che lavoriamo con le immagini, di poterla raccontare attraverso i nostri occhi e attraverso proprio l'immagine, far vedere a tutti, all'osservatore, i sentimenti, le vere emozioni che si possono cogliere, e si possono cogliere attraverso proprio i visi, attraverso gli occhi. Allora io per questo sono attratto dai volti dei devoti, che poi, come hai detto tu, è chiaro che arricchisce se riesci in un istante a beccare un raggio di luce o una luce particolare sul volto. E non è solo questa la festa di Sant'Agata, però devo dire che comunque i volti sono quelli dove io sono più attratto. Come appunto avevi accennato precedentemente, è stata il mio percorso, il mio raccontare l'immigrazione. E anche lì, oltre il fenomeno in sé, io ho cercato di raccontare sempre l'immigrazione attraverso i volti. E durante gli sbarchi che ho seguito in tutta la Sicilia, in tutti i porti, ma soprattutto a Lampedusa, erano le facce, gli occhi dei bambini, delle mamme,
questi occhi che diventavano quattro quando ho scattato delle foto, mi sono ritrovato delle immagini e il viso del bambino accanto, appoggiato alla faccia della mamma. E allora lì bastava capire, cogliere, ma aspettare soprattutto, perché io alcuni scatti non fatti bene, riusciti, sono stati proprio perché ho avuto la pazienza di aspettare, perché lo sbarco in se stesso, come anche appunto quando si parla della festa di Sant'Agata, è tutto semplice, no? Seguire, diciamo, sono gli eventi, questo tipo di evento che ti porta a poter comporre un'ottima fotografia. Però se tu aspetti un attimo dopo, hai la pazienza, secondo me entri più nella storia, allora riesci a cogliere le emozioni ancora più forti e a dare il messaggio, penso, giusto, che poi ognuno di noi con la propria macchina cerca di far vedere agli altri. Allora, stiamo per chiudere questa prima parte, davvero molto intensa la parte conclusiva di questo segmento, però io la vorrei chiudere con un altro messaggio che abbiamo voluto lanciare. Oggi si parla tanto di immigrazione, lo si sta facendo a livello politico, cercando di coinvolgere sempre più, giustamente, evidentemente, per alcune scelte, si può anche naturalmente dibattere su questo tema, ma si parla di immigrazione, spesso lo si fa guardando ai numeri e non ai volti delle persone. Lo dico sia alla professoressa Cantone sia a Raffaella, che sono donne che quindi potrebbero avere una sensibilità diversa. Forse è proprio lì, no, il nuovo messaggio, e soprattutto il messaggio da lanciare ai giovani, cioè quello di guardare alle storie, alle persone, non ai fatti, ai sondaggi e alle statistiche o alle cifre. Credo che il lavoro sia quello, cioè ritornare a fare un lavoro culturale e soprattutto guardare gli occhi delle altre persone. Beh, professoressa. La cosa importante è cercare di annientare, non uso volutamente questo termine, la paura che ci vogliono far vivere, la paura che ci vogliono comunicare. Non c'è bisogno, non c'è necessità, non c'è questa paura. Però chiaramente un determinato messaggio passa in una certa maniera, perché è quello che si vuol far passare. Anche lì io tiro in ballo la mia istituzione, lei mi perdonerà. Io invito tutti ad andare alla Playa, alla colonia Don Bosco, dove fa, l'associazione... Lei è, non solo è perdonata, ma ha la facoltà di dire tutto quello che vuole, perché quello è il tema centrale che stiamo cercando di mettere fuori. La ringrazio, perché l'associazione Don Bosco 2000 fa un tipo di accoglienza, che è un tipo di accoglienza intelligente. Mi spiego, non si fa assistenzialismo. Diciamo che oggi si usa la parola attiva, nel senso che si dà la possibilità, sì, a questi ragazzi di integrarsi davvero. Assolutamente sì, assolutamente sì. Si fa questa accoglienza attiva. I ragazzi, per esempio, hanno la possibilità di coltivare appezzamenti di terreno ai quali ognuno di noi, ogni cittadino può andare a opzionare la produzione di quel terreno per un anno. Ma si fa un lavoro ancora più importante. Si va in Senegal con i mediatori culturali per insegnare un lavoro ai ragazzi in Senegal, non qua. Quindi non c'è, lei mi perdonerà, io ripeto, vedo da un'ottica particolare, non c'è quello sfruttamento economico che purtroppo alcune cooperative fanno. Mi dispiace dirlo, ma è così. C'è un lavoro di inserimento, di integrazione e soprattutto di cultura là, in Senegal, in cui si dice a questi ragazzi: noi veniamo qua, vi aiutiamo a scavare i pozzi per procurarvi l'acqua. Ci sono degli agronomi che sono partiti in Senegal per insegnare ai ragazzi l'agricoltura, come si sfrutta un terreno. È questa la chiave di lettura del futuro, non l'assistenzialismo che purtroppo porterà che a nulla. Stesso, certo, porterà a nulla. Chiudiamo, Raffaella, il tuo punto di vista, il tuo messaggio da madre, se vuoi. Il mio messaggio da madre e da docente di scuola primaria, quindi io anche tu, certo, tanto da fare con bimbi piccoli che ovviamente hanno la necessità, e lo mostrano anche, di essere
un po' inquadrati in, questa, in questo mondo. Quindi se è vero che ci sono delle famiglie comunque alle spalle che devono fare il loro lavoro, noi da docenti, soprattutto di scuola primaria, dobbiamo aiutare questi ragazzini e li dobbiamo sensibilizzare al diverso, alle necessità di tutti, a un mondo che è molteplice comunque sicuramente. Quindi il lavoro è tanto, la voglia di fare pure, io penso che l'impegno di tutti può essere un valido aiuto per mettere su dei giovani con tanta forza e tanta voglia di fare. Allora, visto che poi no, abbiamo detto che un film di 10 minuti può raccontare tantissimo rispetto ad un film che dura 2 ore, no? È quello che stiamo cercando di fare. Vedi, ragionare poi su quello che una storia può raccontare, al di là di quello che è l'opera filmica, cioè i 10 minuti che tutti noi avremo modo di vedere, poi cercheremo di capire come funziona il tutto, la presentazione ufficiale che avverrà questa sera. Ma noi in questo caso, un attimo, dobbiamo alleggerire i toni, per così dire, perché oggi dobbiamo celebrare il Catania, il Calcio Catania. Calcio Catania 1946, perché il 24 settembre del 1946, quindi 72 anni fa, nasceva ufficialmente presso la sede provinciale del CONI di via Costarelli a Catania questa squadra, amata dai tifosi rossazzurri, centinaia di migliaia sparsi anche in tutto il mondo che hanno questa fede, forse un termine un attimino abusato, però quando si parla di passione e soprattutto per una maglia c'è davvero, ci sarebbe tanto da dire. E quindi ci sembrava giusto poter anche noi oggi celebrare la nostra squadra, il Catania. Mi perdoneranno evidentemente i telespettatori che ci seguono da Messina, da Siracusa, da Palermo, eccetera, eccetera. Però noi siamo emittente catanese, peraltro la nostra emittente si occupa a 360 gradi delle vicende del Catania con vari appuntamenti, soprattutto il lunedì e il venerdì, li conoscete a memoria, Calcionate e Pianeta Catania, però ci sembrava giusto, come dire, anche noi celebrare. E io ho preso in prestito questa mattina una maglietta che fa bella mostra qui, no? E che è quella dei rossazzurri, del nostro Catania. Allora, tutto questo però per dire che poi entriamo nella stretta attualità, nel senso che questa sarà una settimana decisiva adesso in che termini? Speriamo, dopo il balletto, la diatriba, statale novellas infinita, del ripescaggio sì, ripescaggio no, corsi e ricorsi, eccetera, speriamo si possa mettere la parola fine, anche perché in questo momento i tifosi del Catania, così come altre squadre, il Novara, eccetera, sono privati della cosa essenziale, cioè vedere rotolare sul campo un pallone, e quindi alimentare questa passione al momento ci viene negata. Speriamo che questo possa accadere, non lo so se ci sono ancora immagini in chiusura per dire naturalmente dei 72 anni del Calcio Catania, con gli auguri che vanno estesi naturalmente alla dirigenza, ai giocatori, ai tecnici, a tutti coloro che in qualche modo hanno davvero a cuore le sorti del Catania, e naturalmente ai tifosi, e quindi concedetemelo, forza Catania, per chiudere questo segmento. Allora, abbiamo chiuso questo segmento, era doveroso farlo, e noi torniamo invece a parlare di come un film. Allora, abbiamo detto, prima esperienza vera da regista, quindi possiamo dire che no, nel tuo curriculum metterai che questa è la tua prima opera filmica, scritta a 4 mani, letta forse anche a 6 se non a 8, sì, diretta. È stata presa visione da anche da chi sta all'interno dei Salesiani. 8 persone sicuramente. Sì, infatti. C'è stato il direttore, il preside, il professore Pappalardo, la professoressa Cantone e Don Costa, che sono state delle splendide persone che subito hanno amato e hanno accolto questo progetto, e quindi ci siamo subito accordati per partire.
Allora, dicevamo, la parte più difficile, l'ostacolo che avete superato insieme tutti, qual è stato? Ce lo puoi raccontare? Lo facciamo raccontare a Raffaella? Se... No, lei, no, no, lei dice. No, mi viene in mente subito quello di Giuseppe Castiglia, che è stato uno dei primi giorni che abbiamo girato. E Castiglia nel cortometraggio ha la parte del bidello. E dovevamo girare questa scena, come si è visto anche nel trailer, lungo il corridoio. E quando eravamo pronti con il Chuck, suonava la campanella, perché uscivano i quindi ragazzini, i bambini. E questo è successo le prime volte, quindi poi ci siamo messi a ridere. E fra l'altro io ho lasciato la camera accesa, registrando queste piccole battute. E c'è un momento che Castiglia fa, si rivolge a noi e fa, dice, Ugatani, chi sta facendo? Quindi così, vedi che poi... perché fine... nell'attesa di andare avanti con la registrazione, lui per drammatizzare. Quindi questi sono state, diciamo, aneddoti, ma anche la parte divertente. E la parte difficile, ora rientrando appunto nella parte tecnica del cortometraggio, è chiaro, è quando devi coordinare diverse figure, quindi anche seguire gli attori, cercando di dare le giuste indicazioni, anche perché loro comunque si sono ritrovati per la prima volta a essere attori, quindi sia per Emanuela che per Michele, ma anche tutti gli altri ragazzi che hanno preso parte al cortometraggio, perché ci sono gli alunni del liceo classico e scientifico, sono stati quelli che hanno formato la classe, e quindi hanno partecipato tutti, i docenti, donne in timpano, quindi spiegare anche a loro cosa bisogna fare, lì è stato un po' più difficile, ma nello stesso tempo facile, perché appena, non dico il primo Chuck, ma al terzo Chuck già c'eravamo, e la parte si poteva dire buona, possiamo passare alla scena successiva. Bene, e vedete intanto le immagini, belle immagini appunto tratte dal cortometraggio, avete visto anche in modo di vedere i protagonisti. A proposito di protagonisti, Raffaella, la cosa più importante per te è stata dare un'identità, un'anima ai due giovani protagonisti che nel film sono Luca e Bea. Come hai immaginato questi personaggi? Luca, diciamo, è un personaggio un po' introverso, un po' timido, no? Sì. Quindi comune a tanti adolescenti, soprattutto a quell'età. Ecco, tu hai avuto come punto di riferimento chi? La tua storia personale, i tuoi figli? Allora, sicuramente da mamma ovviamente si sono delle emozioni che si vivono, perché ho tre figli, abbiamo tre figli, quindi è facile poi quando siamo a casa sentirli, farli parlare, quindi scambiare un po' e capire quali sono le loro debolezze o i loro punti di forza. Quindi questo mi ha aiutato sicuramente tanto. Sono una mamma apprensiva, come penso tante mamme di oggi. Sei anche una docente, quindi hai modo di stare a contatto con, perfetto, con tanti giovani. Benissimo, benissimo. Quindi avendo a che fare anche con bimbi, ovviamente sono ancora più fragili dei ragazzini, mi ha portato, diciamo, a scrivere facilmente, ecco, di queste emozioni. Non è stato difficile individuare Michele, perché già nel suo aspetto si presenta con questo faccino pulito. Bea la stessa cosa, è una ragazzina pulita con questi occhioni da cerbiatta, mi hanno colpito subito questo sorriso intrigante, quindi sveglia più di Michele, ma allo stesso tempo molto, molto dolce, molto tenera. È abituata alle scene, Emanuela. E infatti, certo. Emanuela danza, fa danza, ecco, quindi si è prestata subito e si sono aiutati a vicenda, ecco, quindi ci siamo aiutati a vicenda, quindi dove io abbiamo corretto una battuta, perché c'è stato anche questo, proprio durante le riprese sono stati anche loro che ci hanno aiutato, modificando una parola, facendola loro, magari vi hanno suggerito dei termini correnti rispetto, no, sicuramente, delle cose sì, che sì, in questo sì, momento sì, i giovani sì, usano sì, e che noi non capiamo, sì, sono, noi ormai fuori
parlo di moda. Di codici. Sicuramente sì, questo sì, sì, sì. Com'è stata, lo dico alla professoressa Cantone, invece, la risposta degli altri studenti? Si sono... Entusiastiche. Hanno partecipato in qualche modo? Abbiamo dovuto chiaramente calmierare le richieste, perché lei capisce bene che già l'idea di saltare un'ora di lezione credo che sia affascinante a qualunque età. Ma c'è stata una partecipazione di massa, infatti loro poi hanno fatto un vero e proprio casting, perché erano tante le proposte dei ragazzi e ovviamente a loro servivano determinati soggetti. La partecipazione, comunque tutto l'ambiente, devo dire, guardi, ci siamo veramente divertiti. E le parlo da persona che loro giravamo il sabato è il mio giorno libero. E quindi teoricamente sarebbe stato un momento un po' così, ma sono stati dei sabati eccellenti, veramente. Stimolante, davvero. Assolutamente, assolutamente. Anche perché questa potrebbe essere l'occasione buona per tanti giovani, ma anche meno giovani, perché no, di scoprire magari di avere un talento nascosto. Ma io le dico una cosa, il ragazzo che recita con Giuseppe Castiglia, Alessandro Lasciura, è un ragazzo di maturità. La storia familiare lo porterebbe verso tipi di attività completamente diverse. Il padre è notaio, il nonno era notaio, quindi lo studio notarile lo avrebbe aspettato. Ha già comunicato al padre che vorrà fare recitazione. I genitori, da persone assolutamente intelligenti quali sono, stanno vedendo quale possa essere la migliore scuola di recitazione in Italia, eventualmente da far frequentare ad Alessandro. Quindi la possibilità, Emanuele Catalano, ripeto, Emanuele è abituato alle scene, perché fa danza da tanti anni e quindi è abituata a stare su un palcoscenico. Poi ha un po', Antonio me lo confermerà, Emanuela ha proprio questa presenza scenica. Oltre a essere una bellissima ragazza, ha proprio la facilità di stare davanti alla macchina da presa. Emanuela, anche lei è di terzo classico e di maturità, nelle sue intenzioni ci sarebbe magistratura, che molto probabilmente farà. Ma l'altro giorno si è lasciata andare a dire, eppure studiare recitazione mi piacerebbe. Non sarebbe male. Quindi sì, la possibilità che sia nato, che si sia scoperta una fiamma all'interno che non ritenevano di avere, non erano certi di avere. Salvo, siamo responsabili. Siete responsabili, molto responsabili. No, altra questione, perché quando si parla di scuola oggi spesso si rischia di creare confusione e quindi non dare delle indicazioni giuste a quei genitori che forse oggi sono davvero un po' distratti, se non distanti dai propri figli e dalle istituzioni. So che la scuola a tutti i livelli sta facendo tanto, si sta impegnando anche per dare stimolo a questi ragazzi nel mondo dell'arte, nel mondo dello spettacolo, eccetera, eccetera. Però è vero, e lo stiamo toccando con mano, che basta poco, basterebbe poco. No, perché io magari so di poter avere un talento e sfruttare quel talento, ma magari ne ho un altro nascosto che potrebbe emergere proprio grazie alla volontà di qualcuno. Magari i miei familiari invece mi ostacolano, mi dicono no, devi studiare appunto e non coltivare, che è una cosa terribile. Secondo me la fantasia e il sogno dovrebbero stare al primo posto. Non deve essere tarpato. Anche perché quello ti può dare da stima e quindi fare bene anche nello studio. Sicuramente. Questo è il messaggio. E quindi credo che sia importante lanciare un ulteriore messaggio, che è quello di non fermarsi, di non chiudere i sogni nel cassetto, di poterli portare avanti e di poter coinvolgere anche amici, parenti e se non familiari, di avere al fianco però le insegnanti, le docenti, i direttori didattici che possano trovare il modo, anche rubare il sabato, perché no, un'ora, no? E mettere alla prova questi ragazzi che in qualche modo vanno a completare il loro percorso anche culturale, perché puoi fare arte, dalla certo. Fotografia alla recitazione, alla pittura, stiamo facendo qualcosa che servirà per il futuro, perché anche questo è un capitolo doloroso, quello del dire e continuare a dire che con la cultura non si campa. Fortunatamente non è così. Va bene, allora siccome il tempo a nostra disposizione non è finito, anzi abbiamo ancora un po' di tempo, tutto sommato possiamo ancora chiacchierare per bene, ma noi torniamo al film e alle immagini di questo film che verrà presentato ufficialmente, diciamolo tra di noi, però la presentazione ufficiale è questa. Però stasera verrà presentato ufficialmente. Dove, come, quando l'abbiamo detto? Sì, questa sera al Cineteatro Don Bosco,
di Viale Mario Pisardi 56. Sì, mi pare, credo, giusto, sì. E, dove la serata sarà presentata da Ruggero Sardo, quindi questo mi fa molto onore. E ci saranno sicuramente tutti i partecipanti al cortometraggio, dai professori, i docenti, e Salvo La Rosa, Giuseppe Castiglia, Angelo Tosto, e ingresso libero, quindi vi aspettiamo in tanti. E tra l'altro dopo la presentazione ci sarà anche una piccola degustazione. Oh. Sì, da parte di Franco Vescera, che tutti conosciamo, che tratta con le sue mani, anche lui è un artista del pane, trattando questo pane con i grani antichi. E quindi torniamo alla tradizione, i grani antichi siciliani. Che fanno parte della nostra tradizione e di quello che stiamo cercando di recuperare. Per battere la grande distribuzione. Possiamo aprire dei capitoli, infine, qui possiamo portare avanti la trasmissione ancora per un'ora. Sì, è proprio vero, proprio vero. Lui è veramente un artista e poi è una persona che conosce benissimo l'argomento proprio dei grani antichi e di questo grano che viene coltivato in Sicilia. E poi ci sarà anche un assaggio di vino delle cantine Privitera di Gravina, e quindi sono stati degli amici che si sono messi a disposizione per chiudere la serata in bellezza. Abbiamo avuto anche l'appoggio, devo dirli tutti, come i nostri sponsor, quelli che ci hanno dato una mano d'aiuto, che è stato Strano, Illuminotecnica e anche la Cisalpina Tour. Questi sono stati le aziende che sono state vicino a noi sia nel momento della realizzazione e poi per affrontare la serata di questa sera. Bene, allora 5 minuti, 6 minuti allo stop, però questa mattinata è stata bella intensa, perché vedete, e lo ribadiamo il concetto, Raffaella, quando si mette su una storia, vuol raccontare una storia, se ci fermiamo a quello che vediamo semplicemente o insomma restiamo troppo legati a quello che è il canovaccio della storia, ma non andiamo oltre col ragionamento, evidentemente abbiamo perso la missione, no? Questo capita con un romanzo, a volte capita con un appunto scritto, una poesia, un pensiero che deve passare necessariamente, spesso capita con un film, un'opera cinematografica. E noi abbiamo capito, peraltro non guardando per intero ancora l'opera, che faremo presto, e magari ci sarà modo questa sera durante la presentazione, no, di toccare gli stessi temi, però vedete che poi ragionando un attimo, cercando di andare oltre, si comincia a capire che un racconto dentro ha altri racconti, sì, se non altri messaggi. Quindi, come dire, questa esperienza che rimarrà singola, o a questo punto tu pensi di poter raccontare altre storie? No, sicuramente raccontare altre storie, lasciarla singola mi sembra, cioè, a me piace molto scrivere, ecco, quindi sto lavorando già a qualcos'altro, sicuramente basato sulle emozioni, perché è quello che mi riesce meglio, almeno a quanto pare, fare. Ecco, quindi faccio parlare il cuore, nasce una storia e lì ci metto tutto quello che in quel momento sento più mio, quindi vediamo, piano piano, compatibilmente al lavoro di mamma e di docente, certo, continuerò a scrivere. Quindi poi, hai trovato, chissà, il talento, hai scoperto il talento, un'altra forma di talento. Ci provo. Coinvolgere direttamente, professoressa Cantone, gli studenti, i ragazzi, a scrivere, a raccontare una storia. Lo fanno già. Quindi noi abbiamo il liceo della comunicazione. Oh, importantissimo. Quindi lo fanno. Noi siamo in partnership col Teatro Stabile, col quotidiano L'Avvenire, quindi questi ragazzi lo fanno. Bene, quindi abbiamo accennato un altro aspetto. Lo fanno assolutamente. È giusto. Poi tra l'altro io insegno lettere, quindi mi trova assolutamente disponibile a un discorso del genere. Assolutamente. Quindi magari in futuro, il prossimo anno, perché no, una produzione fatta direttamente dai ragazzi, con la supervisione magari di Antonio Parinello, che, lo ribadiamo, prima di tutto è un fotografo. Lui ha raccontato attraverso le immagini
pagine e pagine intere della nostra Sicilia. Qual è stato il reportage, quello che ti è rimasto e quello che senti come tuo figlio? Sai, ognuno in questo mestiere, registi, cantanti, eccetera, scrittori, hanno il figlio prediletto. Quello che il tuo reportage, quello che tu hai detto, porca miseria, ho fatto una cosa che pensavo di fare e finalmente ci sono riuscito. Ma l'ho già detto prima che io sono stato legato al fenomeno, all'argomento che è quello dell'immigrazione. Dell'immigrazione. Quindi l'immigrazione è una delle pagine che rimangono veramente all'interno del mio cuore. Perché quella è stata e continua a essere una storia che bisogna raccontarla veramente col cuore. Assolutamente. E quindi quello che io ho trasmesso agli altri le emozioni che ogni bambino, ogni mamma, ogni essere umano sbarcava mi trasmetteva a me. Che te lo dica a fare, no? Nel senso che chi fa il tuo, non dico mestiere perché questa è una vocazione vera, è anche come fare l'insegnante, no? Devi avere la vocazione, perché altrimenti non riesci. Sì, puoi essere bravissimo dal punto di vista tecnico, un'inquadratura perfetta, con la luce perfetta, eccetera, ma poi la foto è arida, insomma, non racconta nulla di particolare. Quindi è chiaro che ad uno che oggi vuol davvero trovare dentro di sé il talento, oggi è anche più facile, no? Con le macchinette, anche con uno smartphone fai la foto e magari lì trovi il modo di trovare non la foto bella dal punto di vista... Ma l'istante, hai colto l'istante. Ecco, qual è il consiglio che tu invece vuoi dare a questi giovani? Soprattutto se è vero che bisogna ripartire di nuovo dalle fotocamere, quelle tradizionali, per capire poi come arrivare all'evoluzione digitale, o no? Questa è una bella domanda. In effetti io sono qua per quello, mica... No, ma hai fatto tutte le domande, sono state belle, è stata veramente una bella chiacchierata. E devo dire che sulla fotografia bisognerebbe fare veramente una puntata intera, perché... La faremo. Vedo che, fra l'altro, l'immagine e soprattutto la fotografia per i giovani è una materia che è molto interessante, loro sono molto interessati a questo, perché è materia dei nostri tempi, hai detto bene, perché il telefonino è quello che ti permette di scattare milioni di foto veicolate, e noi oggi ricordiamo, su Instagram, per esempio, ogni giorno. La nostra giornata è ricordata attraverso gli scatti che facciamo con i nostri telefoni. Anche quello è un racconto. Però devo dire questo, c'è una diversità proprio nello scattare come si faceva prima in pellicola anziché oggi col digitale. E secondo me è un mio punto personale di vista e di pensiero. La pellicola ti faceva pensare di più. Ti dava il tempo di riflettere. Dovevi un attimo riflettere su quello che volevi immagazzinare. Perché non avevi lì la possibilità di poterla vedere subito, di poter ritornare indietro, di poterla cancellare. Certo, quello che invece oggi il digitale ti permette. E poi è chiaro che la magia, io ho stampato per tantissimi anni in camera oscura, quindi tutte le mie pellicole, ho iniziato col bianco e nero, quindi tutte le mie pellicole in bianco e nero, tutti gli scatti, andavano, la pellicola prima veniva sviluppata e poi la fotografia stampata sotto l'ingranditore. E devo dirti che la magia proprio di questa emulsione fotografica, della carta fotografica all'interno della bacinella che prende forma e quindi il racconto avviene proprio attraverso questo liquido, si forma e vai a vedere che cosa hai fatto ore prima. Se sei riuscito a portare a casa veramente il materiale. Quindi c'è una netta differenza perché bisognava avere un'attenzione maggiore. Bene, allora, il tempo a nostra disposizione in questo caso sta per esaurirsi, abbiamo un minuto e mezzo e quindi siamo davvero ai saluti. Allora, il consiglio però da dare ai giovani è sfruttate al massimo invece le nuove tecnologie, sfruttatele bene. Quindi non limitatevi a fare lo scatto e il selfie e basta. Allora chiudiamo ricordando come un film, l'opera prima di Antonio Parinello e di Raffaella Casabianca, la presentazione ufficiale questa sera al Teatro Don Bosco.
Abbiamo parlato di questo cortometraggio che ha partecipato e con successo a Corti in Cortile, questa rassegna dedicata ai corti proprio organizzata a Catania. Grazie soprattutto alla professoressa Cantone, Donatella Cantone, vicepreside dell'Istituto Don Bosco, che ci ha parlato anche in maniera concreta, molto decisa, col cuore. Lo ha fatto anche facendoci aprendoci un segmento romantico, se vogliamo, di quello che è il cortile, la funzione del cortile. E grazie naturalmente a Raffaella, che è co-regista, o regista in primo piano, e sceneggiatrice, e grazie naturalmente al nostro amico Antonio Parinello. È tutto per quest'oggi, la puntata finisce qui. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito in video e sullo streaming. Appuntamento a domani. Da Salvo Russo è tutto. Buona giornata.